Ehi, la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador, che probabilmente uscirà con l'outro sbagliata, perché mi sono reso conto adesso che ho registrato un pochettino di video in anticipo e probabilmente questo uscirà già in estate, però avrà ancora l'outro della primavera. Ma va bene, spero che non vi arrivi, ecco. Mi sono andato a documentare un po' sul discorso delle Amazzoni e in realtà sembra che quell'Amazzone sia implicata in una vicenda di Tenochtitlan. Ma noi Tenochtitlan non abbiamo fatto niente. Sembra che ci siano un sacco di missioni di Tenochtitlan che abbiamo perso completamente, proprio di brutto, perché non ci siamo entrati prima di distruggerla. E il gioco non è pensato perché uno la distrugga senza entrarci. Sono spiacente, ma può darsi che quindi in questo gameplay ci siamo bruciati delle cose fortissimo perché sono un po' stupido io. Il gioco è pensato non in modo completamente corretto. Probabilmente tutte e due. Non mi sento di dire nulla contro il gioco perché il gioco è un gioco davvero molto bello e che ci ha davvero fatto, almeno a me ha fatto davvero molto divertire finora. E ci sono state un sacco di cose, però, come abbiamo visto anche in passato, ci sono delle cose non esattamente perfette. Per cui, tipo che mi esce sempre dalla corda, mannaggia la corda e gli dèi della corda. Ehi? Voglio andare a Eldorado, fatemi una strada. Grazie, qui è finita la strada. Nulla, quante medicine abbiamo bisogno ancora? Ancora una notte. Quindi questa notte ancora mediciniamo. Un'altra unità di equipaggiamento, grazie. Il nostro Trevino sarà contento. Tieni, Trevino. Con tanto affetto. E c'è una cassa qua che non contenga dell'olio. Non lo sapremo. E invece lo sappiamo ed era meglio non saperlo. Non si vedono maialini, non si vedono casse. Andiamo a dormire. Allora, carne per tutti? Sì. Medicina a posto? Sì. Quindi tu vai a cacciare, che qua se no andiamo sotto zero. Va di 5, 12 di carne. Va bene, pattuglia. Ma è una volta che mi trovi dell'olio. Poi l'ultima volta che l'ho detto è capitato, per cui. Mai una volta che trovi dell'olio? E speriamo che lo trovi. Razioni, la stiamo per buttare un'unità di carne che non va bene. La diamo al signor Paulik, che è stato l'uomo più inutile del mondo da quando l'abbiamo assunto. È venuto qua giusto per massacrare un suo amico, ma va bene. Ok, un po' di carne. Un po' di carne e un po' di tesori. Niente male. Allora, vorrei cercare di concludere il discorso qua di Santo Domingo. Di Eldorado. A posto. A posto. 12 e altri tesori. Ci piacciono sempre i tesori. Ah, tra l'altro avevamo quel posto dove dovevamo tornare. Quel tempio dove dovevamo tornare a lasciare dei tesori. Mannaggia, di quello non mi sono ricordato. Lo faremo più avanti, perché adesso non è il caso di buttare dei tesori in giro. 8 razioni, grazie pattuglia, grazie, grazie, lo apprezzo. Non avete trovato dell'olio, ma delle razioni van bene, perché siamo sotto quota 200. E quindi diciamo che ci accampiamo qua. Che dite? Così poi possiamo scappare forte se dovessimo scappare. Io mi auguro che non dobbiamo scappare forte. Però, allora, tu fai due di carne e Anacaone fai due di carne. E siamo a posto. Ci avanzano ancora due. Ah. E allora tu. No, la pattuglia, visto che fa schifo la pattuglia, vai tu di pattuglia a conservare la carne. E invece la pattuglia non ha fatto schifo perché ci ha trovato 6 razioni. Per cui. Non possiamo proprio davvero lamentarci.
Allora, vediamo un po' qua che cosa succede. Probabilmente avremo altra gente che ci vuole accogliere qua e picchiare fortemente. Qua c'è un altro tesoro, ma lo prendiamo un altro momento. Speriamo di ricordarcene. Il palazzo di Eldorado è una piccola città nel centro della città. La sala del trono si trova nel grande edificio centrale, una stanza enorme con un gigantesco e imponente trono sulla parete di fronte, in cima a un'alta scalinata. Le pareti della stanza sono ornate con glifi che raccontano una specie di storia e le molte stanze, relativamente più piccole, lungo il corridoio che circonda la sala del trono, sono decorate con statue dal valore inestimabile. Ciotole dorate traboccanti di pietre preziose, scatole in legno decorate piene di gioielli. Non sono d'accordo con l'utilizzo del termine relativamente più piccole, perché cioè, possono essere relativamente piccole. O relativamente grandi, ma relativamente più piccole, cioè se tu stai facendo un paragone, per forza è relativo a quello di cui hai parlato prima, cioè più piccole di quella di cui hai parlato prima. Per cui non ha alcun senso, secondo me, in italiano inserire quel relativamente. Però ricordiamoci che Amazon è in sconto, secondo lo scorso episodio. Allora, studiamo i glifi. I tuoi studiosi iniziano a leggere e a interpretare i glifi, copiando meticolosamente la storia nei loro diari. Quando controllano le annotazioni e confrontano i glifi con le loro conoscenze della cultura e della lingua degli Aztechi e con la storia della regione, iniziano a farsi un'idea della storia raccontata. Sembra che la gente di Eldorado avesse un rapporto molto forte con loro, usavano loro non solo come materiale da costruzione, ma anche nel cibo. Posso dire che è un po' sprecato? Da quello che abbiamo capito, i glifi raccontano che gli dèi, che avevano regalato ai cittadini oro a non finire, si offesero perché il loro dono veniva dato per scontato e dissipato e maledissero la città. Gli abitanti di Eldorado iniziarono ad ammalarsi e gran parte di loro morì. Ah, no, non è che morirono perché si sono mangiati dell'oro, no? Dell'intossicazione alimentare. Ok. Cioè, la metto qui, così, ecco, insomma, una piccola parentesi, non è per nulla polemica. Alla fine compresero cos'era accaduto e lasciarono la città d'oro maledetta per vivere una vita più umile. Ok, infatti fa lo stesso mio ragionamento. Ho un'altra teoria, ingerire oro in quantità così elevate è pericoloso per la salute. Non escludo una maledizione degli dèi, ma è più probabile che abbiano semplicemente sofferto di avvelenamento da oro. Oppure, certo, queste ricchezze potevano essere destinate a usi migliori. Eppure, una storia interessante, ottimo lavoro. Ma allora, direi questa che posso avere solo perché abbiamo un discorso cura. Carlos annuisce colpito. Sembra una teoria molto valida, capitano. Ma non penso che ci debba essere un genio, insomma. Allora, proviamo la prova di esplorazione. Vediamo un po' se ci va bene. I tuoi uomini si sparpagliano e raccolgono i tanti preziosi manufatti che riempiono le stanze attorno alla sala del trono. Alcuni si imbattono in un piedistallo con una statuina delle dimensioni di un gatto, realizzata in oro massiccio. Aia. Non appena Carlos Zaraga solleva la statuina dal piedistallo, Federico Quintero attraversa la stanza e lo mette in salvo, mentre nel pavimento tutto intorno scattano delle trappole. Grazie agli occhi vigili di Federico, riuscite a saccheggiare il palazzo senza che nessuno si faccia male. Grazie, Federico. Non fosse per te, Fede, guarda, prendiamo questo tesorino qua perché sennò poi di sicuro me ne dimentico. Allora, adesso torniamo qua e andiamo al tempio. Il tempio di Eldorado. La tua compagnia si divide e inizia a esplorare le rovine dell'antico tempio. Dentro una delle costruzioni più grandi, scopri una vecchia arena con una splendida collezione. Ah, piccola parentesi, siamo arrivati circa a 20.000 tesori. Messi da parte, per cui ce ne mancano ancora tantissimi in caso. Scopri una vecchia arena con una splendida collezione di armi e armature, ovviamente tutte rivestite d'oro, compresa una lancia riccamente decorata che doveva servire in qualche rituale. Prende i preziosi dalle rovine. Alcuni dei tuoi uomini probabilmente mi attaccheranno adesso. Alcuni dei tuoi uomini ti stanno aspettando ansiosi di mostrarti cosa hanno scoperto. Si tratta di una camera sacrificale piena di oggetti sacri in oro zecchino, poiché le iscrizioni che circondano l'entrata parlano di dei furiosi e antiche maledizioni. I tuoi uomini sono un po' nervosi. Bernardo Trevino esamina il bottino con un'espressione triste sul volto. Non so, Mazzetest, non mi sembra giusto prendere ciò che i nativi hanno donato ai loro dei. Alejandro Pintado replica in tono stizzito. Che i pagani hanno donato ai loro dei pagani, Bernardo? Prendendo queste ricchezze rischiamo al massimo di offendere le fantasie di un popolo primitivo. Ben vedere, abbiamo il diritto e solo il dovere di appropriarci di questi empi sacrifici. Carlo Zaraga corruga la fronte. C'è qualcosa che non mi convince. Superstizione o no, credo che dovremmo lasciare questa camera come l'abbiamo trovata.
Lasciamoli. Però ne abbiamo bisogno. Care divinità azteche, abbiamo bisogno di ottenere un achievement. Per cui io vi direi, per piacere, per favore, grazie. Kaiser. Nel preciso istante in cui Nekalli attraversa l'ingresso del tempio con la prima coppa d'oro, un fascio di luce rosso sangue sembra materializzare dal nulla. La luce illumina completamente l'alta statua maschile vicino al centro della stanza. La statua sembra indossare la pelle di un umano scoiattato, con le mani flosce che pendono dai polsi. Sotto la pelle il corpo sembra avere un bagliore dorato, ma è difficile dirlo perché è coperto di sangue. All'improvviso una voce tonante si leva dalla statua. Mortali, guardate Xipetotech, disperate! Cosa? La voce è potente e minacciosa, riesce contemporaneamente a produrre note acute e penetranti che perforano il cranio e note basse e profonde che riecheggiano nello stomaco e danno la nausea. Avete osato tentare di rubare dal mio tempio. Come penitenza esigo un grande sacrificio, la vita di uno dei vostri uomini, a meno che non abbiate qualcosa di più prezioso da offrire. La terza non mi piace, potrebbe picchiarci davvero con violenza. Diciamo che la lancia potrebbe andare, no? Gli avari hanno perso, i prudenti hanno vinto, i valorosi hanno perso, vabbè. Offre al dio scorticato la lancia cerimoniale splendidamente decorata proveniente dall'arena in segno di penitenza. La voce di Xipetotec sembra, se non contenta, almeno soddisfatta del rispetto che il tuo gesto dimostra. Il vostro tributo è accettato. Lo sguardo della statua resta puntato su di te e sui tuoi uomini finché non abbandonate il tempio di Xipetotec, mentre la luce rossa si spegne lentamente. Non lo so voi ragazzi, ma forse era meglio non perdere nessuno, perché più che altro non vorrei che mi morisse qualcuno definitivamente. Abbiamo fatto un sacco di save scamming per non avere della gente che muoia definitivamente prima di concludere l'avventura, per cui direi al massimo mi faccio del farming off camera vendendo medicine alla popolazione, ma non voglio perdere qualcuno. Poteva essere una battaglia difficile, o poteva essere anche un evento in cui me lo uccideva così, boh, ex abrupto all'improvviso. Per cui diciamo che, boh, andata bene così, è il Dorado finito e ciao. Andiamo più che altro alla nave, che sono curioso di scoprire, poi dopo magari concluderemo altre cose in un altro momento. Razioni come si è messi? 16 su 18 sempre. Ok. Accetto. Due razioni, 12 di carne. Siamo tornati sopra la soglia di 200 e sono discretamente contento. Mi dispiace un po' che ci siamo persi tutte le cose di Tenochtitlan, probabilmente. Per il fatto di averla distrutta prima di. Però non so se lo rigiocherò in realtà per fare quello. Quale reazione dovrebbe... Eh sì, no, infatti. Tra l'altro, come sono... Grazie per le reazioni. Come sono messi a... morale? No, sono tutti messi mediamente bene, dai. Forse... No, Anakaon e Nekalli sono sempre uguali anche. Non migliorano né peggiorano, anche perché la possibilità di migliorare il morale con la doppia razione è molto molto bassa in questo momento. Perché quando sono più di tot è davvero difficile che salga. 3% e il 2%, per cui è davvero difficile che riescano a salire ancora di morale. Nel dubbio, visto che non siamo così messi male come razioni, diciamo che me lo tengo ancora così. Abbiamo 12 di carne, va bene. Continuiamo a consumare un sacco di razioni, ma per ora non abbiamo problemi. Magari troveremo qualche maialino in giro. O dell'olio. Ci arriviamo? Dovremmo proprio al pelo. Oh, sì! Splendido. Tornerei comunque a...
Teotihuacan per vedere se riusciamo a fare qualcosa, ma mi sa che adesso che è distrutta la città, cioè che è stata conquistata dai Totonacchi, non è che possiamo ottenere molto. Tutto tranne che olio, eh? Tutto tranne che olio. Che è l'unica cosa che ci serve. Come ieri, sì, però allora abbiamo più carne. Per cui tu carne. Non faccio segna a tutti perché sennò poi so che mi toglie il 2 a quei due. Ok. 4 unità di medicina, 12 di carne, va bene, dai, non è il massimo, non è... aspetta. Qua. Se non c'è dell'olio almeno c'è un maialino, infatti c'è del metallo, però il maialino va benissimo, siamo molto felici di ciò. Ok, poi tra l'altro chissà se potevamo fare tutte le missioni di Tenochtitlan senza incavolare, far incavolare i nostri amici Totonaki. Boh. È una cosa che non sapremo mai in realtà. Allora, 11 direi, tu conserva e c'è uno da 2, tipo... Lui a caccia 2, guarda, bravissimo. 5 di carne, vabbè. Per una volta che ne togliamo uno dalla caccia, cacciamo poco o niente. Ma non è grave, dai, allora... Ok, 12 di carne, la pattuglia ancora non trova nulla, ma... Tant'è. Ecco la nave. È una cosa molto bislacca che ci sia una nave così per aria, così lontano. Nave fra gli alberi. Stai proseguendo verso il fiume quando le esclamazioni di sorpresa dei componenti della tua spedizione attirano la tua attenzione verso una nave spagnola sospesa in cima agli alberi sulla riva opposta. Non c'è nessun fiume. Lol. Non riesci assolutamente a immaginare in che modo sia potuta finire fin lassù. Tuttavia, i tuoi uomini sembrano desiderosi di indagare. Attraversiamo il fiume. Individui un punto in cui la corrente è abbastanza debole e costruisci rapidamente una zattera di fortuna. Dopodiché, tu e alcuni dei tuoi uomini attraversate il fiume e avanzate verso la nave, aprendovi la strada nel fitto sottobosco. A terra, sotto la nave, ci sono numerosi barili e casse in frantumi che sicuramente contenevano rifornimenti per una spedizione. Una vecchia corda è appesa a una delle travi della nave e secondo te è in grado di sostenere il peso di una persona. Allora, vado io di persona. Usi la corda per arrampicarti con cautela e raggiungere la nave. Questa è leggermente inclinata, ma comunque dritta a sufficienza per consentirti di stare in piedi sul ponte. Per cui siamo alla stiva. Sfondi la porta della stiva e frughi un po' in giro, ma trovi soltanto sacchi e barili vuoti. La cabina del capitano invece? La porta della cabina del capitano è stata infranta e scardinata, per cui esce una credenza a pezzi e un forziere putrido, trovando alcuni gingilli preziosi. Mentre stai mettendo gli oggetti nelle tue borse, qualcuno ti striscia attorno alla gola e inizia a stringere. È un enorme serpente! Cerchi di lottare per togliertelo dal collo, ma è troppo forte, c'è solo una via d'uscita, attraverso la finestra sul retro della nave. Salta! Atterri con un pesante tonfo e un dolore lancinante ti attraversa la gamba. Tuttavia, i tuoi uomini in attesa sotto la nave corrono in tuo aiuto e fanno pezzi di serpente. Vieni trasportato alle zattere e ti riunisci alla tua spedizione. Mentre la spedizione procede, con te su un carro, invece che a cavallo a causa della tua caviglia slogata, sei oggetto dei borbottii divertiti dalle risatine denigratorie dei componenti della tua spedizione. È ovvio che le tue disavventure sulla nave saranno fonte di divertimento per i tuoi uomini, per no molte notti a venire. Come tutti hanno perso morale, dai! Ci ho quasi rimesso la vita. Le unità di tesori. E 25 punti di esperienza. Quanto siamo di esperienza? 5,90, non ci bastano comunque ancora. Direi che comunque con questo possiamo concludere l'episodio. Allora io proverò a tornare prima a Tenochtitlan e poi a depositare i tesori. E invece nel prossimo episodio... Direi che possiamo andare a vedere qua sotto queste cose verso il vulcano. C'è il fiore esotico, il nativo ferito, il villaggio,
la galleria vulcanica e la voragine. Ci sta? Ci sta. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso l'aveste già fatto e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.